Credo che l'interpretazione che è stata data oggi di questo concetto della transizione energetica, nel tentativo di, da una parte, decomporlo nelle parole che lo costituiscono e poi di ricomporlo in un quadro complessivo, in una visione unitaria, sia l'interpretazione migliore che si può dare di questa fase di transizione, in cui certamente gli attori che entrano nel sistema sono più numerosi, più ricchi e in qualche maniera rendono più complessa la situazione. Però in onore al vecchio detto che nella complessità c'è valore, credo che questa chiave di lettura che oggi abbiamo visto qua illustrata sia il viatico giusto per avviarsi in questo percorso della transizione.